Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo, bellissimo, caldissimo ragazzi video. Beh ragazzi, oggi non so a quale episodio siamo, giuro, perché ho perso il conto, quindi cominciamo direttamente questo video. Ah, prima di iniziare il video vi dico una cosa. Vabbè, questo è uno di quei video corti, perché in questo video ragazzi dobbiamo di nuovo cambiare la casa. E la volevo cambiare insieme a voi. Però ragazzi, intanto vi faccio vedere una piccola cosa e vi racconto anche una piccola cosa che è troppo strana, quindi cominciamo subito. Eccoci qua, tornati nel caso. Guardate prima ragazzi, guardate i soldi. Guardate quanto siamo in completo. Guardate quanti ne stiamo prendendo. Guardate le views. Quindi guardate Mariano che sta ballando. Guardate questa che sta giocando l'Xbox. Quindi ragazzi, andiamo direttamente a giocare. Madonna mia, quanti soldi. Andiamo direttamente a trasferirci in nuova casa. Requisiti zero, perché tutto. Intanto faccio di solito le differenze. Vabbè, lì c'è 8 megabyte, lì ci sono 16 megabyte che. Aspetta. Vabbè ragazzi, è uguale, quindi non cambia un cazzo. Spazi di lavoro sono 3, quindi potrei avere un altro coinquilino. Quindi potrei avere 3 coinquilini questa volta. Una stanza, perché qui sono 2. Una dove lavoro io, l'altro dove lavora il coinquilino. Quindi adesso ne potrei avere un altro coinquilino. Quindi è una cosa bellissima. Costo mensile che è veramente abbastanza elevato. Ma ragazzi, ora guadagniamo abbastanza da potercelo permetterci. Quindi che cazzo aspettiamo? Trasferisciamoci! Trasferisci! No raga, oddio ragazzi, ma dove cazzo siamo? Negli Stati Uniti? No, ma stiamo negli Stati Uniti? Madonna mia, che quanta nebbia c'è. In questa casa ho raggiunto uno degli obiettivi di ogni youtuber: entrare a far parte di un network. Bello. Ma non un network qualunque, il migliore. Ovviamente quel network aveva dei requisiti per ammessi: avere 1 milione di iscritti. E quello non siamo ancora arrivati al 1 milione, però ci arriveremo. Vabbè. Per far parte di un netto volevo dire che potevo fare più soldi dalle delle visualizzazioni, ricevere più ordini e ottenere aiuto con le notifiche del canale. Buono. Una cosa. Potevo scegliere tra differenti network. Tutti avevano le proprie condizioni di ammissione dei requisiti per gli youtuber. Pensavo che la sola opzione era puntare al migliore. Ovvio. Basta, è finito. Ok ragazzi. Adesso questa qui non la so gestire. Intanto che un attimino. Gestiamoci bene. Ok, vabbè, mi metto così. Vado avanti, muoviti. Ok, perfetto. Mariano veramente balla ogni 2x3. Ok ragazzi, qui siamo noi. E giriamo un po' la casa. Vabbè, qui ci sono le cazzate. C'è anche un piano di sopra. Andiamo sopra e visitiamo un po' la casa. Intanto il video è già superato i 300k e ne devo fare un altro. Madonna mia, quanto cazzo di roba biella. Madonna ragazzi. Madonna, ma veramente madonna. Qui è nostro. Vabbè, dormiamo un po'. Qui dove posso fare i video. Qui la bacheca, cioè per i giochi. Qui ci sono le robe. Qui c'è il per rifare il coso. Qui c'è il frigorifero, ok. E qui c'è la stanza di Mariano. Beh, buono ragazzi, facciamo una cosa, facciamo un nuovo video su questo nuovissimo. Oh no, non andare giù, non andare, dobbiamo fare un nuovo video, vai sopra, muoviti. Ma devo capire qual è la mia stanza, quella vera, cioè dove ho fatto veramente un botto di video. Vediamo un attimino. Ok ragazzi, questo gioco è andato fuori moda. Prendiamoci questo, poi dobbiamo vendere un botto di giochi veramente, cioè abbiamo più di 50, dobbiamo mettere un bel po'. Vabbè, posto di lavoro, questo dove cazzo è 2K, sì, questo è nostro. Vabbè, dobbiamo comprarci anche roba buona, tipo cuffie, programma di editing, quindi costerà anche quella roba lì. Quindi ragazzi, direi, cioè, il video è veramente cortissimo, soltanto l'ho fatto per farvi vedere la nuova casa e basta. Così potrò andare più avanti e più avanti porterò, quando saremo arrivati quasi a 1 milione, speciale 1 milione, così, quattro cose del genere. Oggi non ho usato queste robe qui, ve la faccio vedere anche tutte quante. Ah, intanto ragazzi, la cosa più strana che non c'è ancora arrivata la taglia di YouTube, quella di 100k, di aver superato i 100k e non lo so, non mi hanno ancora mandata. L'ho giocato tutto il gioco di fila, se ti mandano ti deve arrivare quel pacco, ma quel pacco non mi è ancora arrivato. Vabbè, se non arriva, però speriamo che quando arriveremo al milione, speriamo che arrivi quella del milione.
se non arrivo a quello del milione, veramente faccio una causa a questo gioco. Mando. Che cazzo è? Vabbè, quanto sono. Mando una multa a questo gioco che non mi ha mandato nessuna fottuta targa. Intanto, vabbè, commento non divertente. Sto perdendo gli iscritti, ma tanto. Vabbè, ragazzi, un'altra novità. Abbiamo superato 100 milioni di views. Vi rendete conto? 100 milioni di views superati in qualche giorno. E adesso siamo arrivati a 12 milioni, veramente una grande cosa. Adesso il nostro prossimo obiettivo è arrivare al miliardo, che è veramente lungo. Ma veramente molto lungo. Ok, andiamo al prossimo e editiamo il video. Poi nei prossimi obiettivi, forse il conquilino me lo troverò da solo. Su quello non posso dirvi se lo troverò insieme a voi, quelle robe di punti. A volte anche qualcosa deve farmelo da solo, eh. Ok, eccoci arrivati all'editing, si edita. Vabbè, direi che ho fatto bene oggi. Ok, questo metterei qui questa roba qua. Poi apposito qui. Io sono in dubbio se mettere quella parte per portare avanti quella. Ma direi che va bene così, guarda. Faccio così, una cosa del genere. No, non va bene, non va bene. Lo sostituisco con questo, no. Vabbè, facciamo andare questo, va. No, 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 fermati, fermati. E metto infine. No, no, un'altra bella idea. Se me lo metto qua. Vabbè, un po' meno, sono un po' male, però dai, buono. Mettiamo pure colore. Mettiamo pure questa roba qua. Mettiamo musica di sottofondo. E andiamo a mandarcelo. Ok, ragazzi, siamo quasi a 5.000 dollari. Ok, questa roba qua. Buono, buono, nuovo livello. Raggiunto e pubblichiamo il video. Tanto ritratto facciamo. Ok, di nuovo con la bastarda. Come va, Yobert? Ti ricordi di me? Sono il tuo vecchio conquilino. La vecchia conquilina, io direi. Sta per esserci la presentazione di un nuovo modello di cellulare. Ho sentito che ha una nuova funzione. Ho un invito, vuoi andarci? So che non siamo in buon rapporto, ma so che. Ma aspetta. So che non siamo in buoni rapporti, ma le persone cambiano, giusto? Non dimenticate di confermare la tua presenza nel calendario. Vabbè, ragazzi, mi ricordo questa ragazza che l'avevo rifiutata all'inizio. E vediamo un attimino. Dov'è quella roba che ha detto lei nel calendario? Tanto si vede ciò. Questo ragazzo è. Madonna, 600 euro di biglietti. Cazzo è? Intanto il nostro video è sul canale. Vediamo un attimino. Vabbè, mi sa che è questa. Dovrò comprare 600 euro di biglietti. Toni, fanno qualcosa. Vabbè, provo ad andarci, cazzo sia, però vabbè, compro i biglietti, va. E ci vado da solo, non vorrei portare nessuno. Un omaggio veramente lontano. Vabbè, ragazzi, facciamo una bella cosa, ci vediamo direttamente alla festa, così che facciamo prima. Ragazzi, ho dovuto mettere il gioco in pausa perché, cioè, stavo finendo, ma poi è arrivata lei e sentite il cazzo detto, cioè, io non l'ho letto completo, ma mi fa paura dicendo qua attento, quindi continuiamo il gioco. Ciao Yober, non ti manca qualcuno? Bene, ho appena assunto il tuo collaboratore per il mio canale. Haha, mi dispiace ma non posso dimenticare che mi hai detto che non potevo trasferirmi con te dopo quello che hai fatto per me. Ora siamo pari. Buona fortuna con il tuo nuovo collaboratore. Haha. Quindi, Maria, la nostra lezione non potrebbe andare peggio, non mi piace. Quindi lei avrà raccontato tutte le cazzate a Mariana e Mariana mi ha lasciato. Ora che mi serviva un terzo collaboratore, mi trovo qua a trovarne due. Vaffanculo. Non ho letteralmente, non ho le parole. Intanto, ragazzi, ho scoperto una piccola cosa. Andiamo su acquisti. Mi sa che quel cellulare di cui stavo parlando posso comprare direttamente qua, eh. Vediamo un attimino. Ecco, al PC e mobiles. Ecco, cellulari e. Eccolo qua. È un iPhone. E io lo voglio. Vabbè, andremo anche alla festa. Mi sa che ho buttato 600 dollari. 600 dollari così a caso per la festa. Perché tanto è inutile. Va. Intanto tra gli obiettivi abbiamo questa roba qua che ci dice di arrivare a 1 milione per entrare nel network più grande. Numero 1. Eccoci qua. Aspettate un attimino che vado dal piano di sotto. Al piano di sotto. Beh, ragazzi, ora c'è un po' molto da fare. Devo incontrare più persone possibili. Fare più relazioni, qualcosa del genere. Intanto devo mettere qua la webcam. Eccoci qua il pacco. Apriamolo. Ok. Ciao,
Ci è arrivato e eccoci qua il nostro cellulare. Ah, il tuo nuovo dispositivo è qui. D'ora in poi sarai capace di scattare selfie con il tuo nuovo cellulare e condividere sui social. Facciamocelo subito, ragazzi. Un bel selfie. Accendi la telecamera per scattare un selfie. Selfie, please. Scatta un selfie. Dove cazzo? Vabbè, non me ne frega un cazzo se sto perdendo gli iscritti. Ma che cazzo? Ok. Ok, dopo aver scattato un selfie puoi decidere postare o no. La foto è abbastanza buona. Pubblica. No. Condividere momenti con i tuoi fan ti aiuterà a ottenere esperienza. È vero come fanno con Instagram, quelle robe lì. E beh, almeno Frances è sempre con noi, ragazzi. Almeno lei. Quel stronzo ci ha lasciato, almeno Frances è con noi. Intanto anche l'evento sta per iniziare. Vabbè, vado piano di sopra. Sto perdendo pure gli iscritti. Ora non posso fare niente perché devo fare insieme a voi tutte queste cazzate. Mi preparo un po', mangio qualcosa e poi direttamente all'evento, ragazzi. Mangiamoci qualcosa. No, raga, due dobbiamo comprarci, due conquilini, ragazzi, è stra difficile. Ho fatto una cazzata, devo dire, ho fatto una cazzata con quella ragazza. Se la tenevo non poteva mai succedere una cazzata del genere. Madonna. Vabbè. Ramos potrebbe essere uno di quelli, quindi a Ramos potrò dire più avanti, intanto ti mando un giorno. No, Ramos non posso. Poi c'è Ramos, vabbè, poi lo comincerò più tardi. Intanto, ragazzi, quando cazzo è quella festa di merda? Ok, 1 maggio. Ah, quindi dopo, dai, sta per arrivare. Quanto cazzo potrei fare? Vabbè, facciamo qualcosa con lei, va. Ehi, Frances, ti volevo dire una cosa. Ti amo. Allora, guardate le reazioni con lei, le relazioni stavano andando un po' male. Adesso non si sta lasciando baciarci. Non vuole che la baciamo. Ma che cazzo, tutto sta andando alla storto. Tutto sta andando storto, ragazzi. Ah, almeno un abbraccio, vabbè. Tu hai rubato tutte le tue foto, certo. No, non le voglio perché guarda, divento più famoso. Allora ragazzi non ci lascia. Vabbè, abbiamo pagato le bollette e siamo giù. E siamo giù. E siamo giù, ragazzi. Vabbè, cambiamoci i vestiti sti cazzi, da un botto di tempo che abbiamo sempre sta merda. Ragazzi, non so come cazzo sarà l'evento. Non vorrei neanche saperlo. Andiamo un po' più tipo così. No, non è meglio così, dai, un po' più su aria, dai, vai così. Vediamo che cazzo è l'evento. Tango, Viez, quella roba lì. Tanto ragazzi dobbiamo recuperare assolutamente un botto di cose. Questo che cazzo sarebbe? Sembra più un casino. Compra un... Aspettate ragazzi, ho capito. Regista un'intervista. Ah, buonasera, vorrebbe qualche prodotto esclusivo, sì. Prendi uno di questi giochi, ok. Ah, ho capito, adesso che cazzo è? Vaffanculo, vaffanculo. Beh ragazzi, che cazzo facciamo? Ah, facciamo una bella cosa. Fermo il gioco e dico le mie solite cazzate. Beh, ragazzi, adesso parlerò con qualche gente, qualcosa, e vedrò se riuscirò a prendere qualche conquilino. Quindi, intanto, direi che è il momento di saluti. Avevo detto che il video durava di meno. Quindi, ragazzi, abbiamo perso un conquilino. Ma quando si dice un conquilino se ne va e due arriva, e così succederà, capitelo? Sappiatelo. Quindi, direi che il video potrebbe finire qua. E ci vediamo al prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto commentate, mettete like, se ci sono difetti commentate per quello e se volete esagerare condividete il video, ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ciao!